Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi una sorpresa, ho ritrovato una videocassetta che ha 24 anni. Questa videocassetta è un filmato di pesca subacquea con delle riprese inedite che ha fatto Giorgio da Piran nel 2000. Veramente belle e interessanti. Questa videocassetta ci è stata donata a un raduno a Sorrento il 9 dicembre del 2000. In quel periodo c'era soltanto una lista di pesca sub, quindi non c'erano social, non c'era nulla. Eravamo iscritti in tanti in tutta Italia e un amico praticamente ha conosciuto Giorgio da Piran in Sardegna e ne ha parlato di questa lista. Così è stato organizzato questo raduno a Sorrento il 9 dicembre del 2000 e praticamente ci siamo visti tutti quanti, abbiamo parlato un po' di tutto, di pesca, di tecniche, è stato veramente un incontro interessante. Alla fine Giorgio ci ha donato questa videocassetta di circa 20 minuti e io la custodisco gelosamente. L'ho ritrovata da poco, l'ho passata in digitale. Non è nitidissima perché chiaramente c'è stata un po' di perdita nel passaggio, però insomma si vede abbastanza bene ed è interessante. Ne ho parlato con lui se potevo metterlo e condividerlo, mi ha detto che non ci sono problemi. Quindi passiamo alle immagini e prima vi ricordo che se non siete iscritti al canale fatelo, a me fa piacere e non costa nulla e poi fa crescere il mio canale e mi aiuta tantissimo. Quindi vi lascio alle immagini e spero siano gradite. Vi ricordo che sono immagini che non ha nessuno e che Giorgio così ci ha donato in quel periodo e che ringrazio ancora. Allora, buona visione e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi! Cari amici della mailing list Pesca Sub, questo video è un omaggio all'interesse che mostrate per la mia attività nel campo della pesca subacquea, dalla realizzazione dei video ai miei articoli e a questo incontro a Sorrento. Le scene di caccia che seguirete tra poco sono state riprese nel sottocosta, impugnando la videocamera nella mano sinistra e impiegando la strategia dell'agguato. Nella loro vita quasi tutte le famiglie di pesci si avvicinano a mangiare nel basso fondo. Si possono catturare all'agguato dentici, sara, iorate, spigole ed anche ricciole. Queste riprese sono state girate a settembre-ottobre nel mare del nord della Sardegna, in un periodo che si è rivelato particolarmente pescoso. A volte, dopo la cattura, alzo la videocamera fuori dall'acqua e riprendo la conformazione della costa in modo che ognuno di voi possa farsi un'idea della zona di pesca vista dall'esterno. La prossima cattura è stata realizzata in condizioni limite per l'avvistamento dalla superficie, perché il mare è mosso e l'acqua torbida. Avvistato un gruppetto di saraghi, per un attimo ho studiato il percorso subacqueo di avvicinamento più idoneo, poi ho proceduto all'aggiramento della roccia che mi sta nascondendo alla percezione dei pesci. Questa strategia è un classico dell'agguato ed ha un'alta percentuale di successo. Il grosso sarago maggiore sta contendendo un succulento boccone, probabilmente un invertebrato, ad un gruppetto di saraghi più piccoli. Quando si accorge della mia presenza, si avvicina ancora masticando per un controllo territoriale. In questo caso mi compiaccio di riprenderlo fino al limite della sua fuga. Thank you.
La cattura seguente avviene pochi metri più avanti lungo lo stesso litorale, adottando la strategia dell'agguato nel basso fondo. Mi immergo a ridosso della parete di roccia ed inizio un percorso subacqueo alla ricerca del pesce. L'avvistamento avviene in immersione ed è fondamentale procedere a velocità non aggressiva, cercando di mantenere una costante copertura alla percezione della preda. Individuata un'orata che mangia sulla parete di fronte, mi immobilizzo per concludere la cattura con un aspetto. Minuti più tardi, dalla superficie, individuo un canalone invitante e decido di ispezionarlo con attenzione. I tragitti subacquei dentro le spaccature della roccia sono spesso fruttuosi ed offrono un'ottima copertura visiva, perché si sviluppano in un ambiente scarsamente illuminato. Nei canaloni, nei punti morti di corrente, il moto ondoso raccoglie molto cibo per gli sparidi, che intenti a mangiare si distraggono accorgendosi in ritardo della nostra presenza. Non tutti i tiri, però, hanno lo stesso esito, soprattutto se sono al limite della gittata del proprio fucile. La scena successiva ripropone lo stesso scenario e la stessa strategia. Discesa rasente la parete fino a raggiungere un gradino di roccia dal quale mi affaccio appena in tempo per notare un'orata di passaggio. Avrei fatto meglio a sporgermi e tirare quando si trovava sotto la mia postazione. Invece l'ho attesa in un punto più basso, dove il pesce ha assunto una posizione leggermente in ritaglio, poco favorevole per il tiro. Quando si pratica l'agguato dalla superficie, è fondamentale individuare il pesce da lontano prima che abbia percepito la nostra presenza. I movimenti del corpo quando si alimenta spesso producono una specchiata che lo rendono evidente sullo sfondo uniforme di un fondale roccioso. Saraghi dorate possono assumere una posizione a testa in giù con lo sguardo rivolto verso il cibo, riducendo il proprio campo visivo. È una situazione della quale dobbiamo approfittare per avanzare senza essere visti. In alcuni tratti la conformazione della costa da basso fondo può cambiare e trasformarsi in una parete ripida. Anche in questo caso la nostra strategia dalla superficie può rivelarsi fruttuosa. Il substrato che ricopre le rocce vicino all'aria è ricco di ossigeno, di luce e di vita e attira sempre un razzolatore come il sarago.
Non dobbiamo essere frettolosi nell'esplorazione del basso fondo. La nostra velocità di avanzamento deve variare e ridursi quando stiamo per scollinare un grosso sasso o uno sperone di roccia, dal quale la nostra prospettiva improvvisamente acquista profondità e ampiezza di campo visivo. Attenzione, si può verificare, come in questo caso, che il pesce si trovi proprio dietro alla sommità della roccia. In questi ultimi anni in Sardegna lo snorkeling dalla superficie è allietato dalla presenza di numerose cernate. Il giorno nel quale ho ripreso questa scena, in 2 chilometri di costa ho avvistato ben 17 esemplari non più lunghi di 10 centimetri, a conferma che l'Epinephelus marginatus gode di ottima salute. Anche in questo caso il riflesso dei raggi luminosi sulla livrea del sarago pizzuto lo rendono evidente sullo sfondo di roccia. Nell'agguato dalla superficie l'abilità del pescatore subacqueo si manifesta soprattutto nell'avvistamento del pesce. È autunno inoltrato, l'acqua ha iniziato a raffreddarsi e non ha più la trasparenza estiva. Con il cambiamento climatico alcune specie si allontanano dalla costa mentre altre si avvicinano per la riproduzione, in un'alternanza che si ripete da milioni di anni. È il caso della spigola. Le prime burrasche autunnali abbandono l'agguato dalla superficie per l'agguato nel basso fondo. Preparo accuratamente l'apnea in superficie, mi immergo a ridosso di un costone roccioso ed inizio a nuotare rasente il fondo passando da un nascondiglio all'altro alla ricerca del segno di una presenza del pesce. In questo caso due sare di piccola taglia mi mettono in allerta. Potrebbero esserci anche esemplari più grandi. Questa cattura segue la stessa strategia di caccia della precedente ed avviene pochi metri più avanti lungo lo stesso litorale. La videocamera è puntata costantemente in avanti, ma nuotando giro la testa in tutte le direzioni in una costante ricerca. Thank you.
Le posidonie sono un ottimo nascondiglio dal quale scrutare il circondario. Tra le foglie intravedo un pizzuto che si accorge della mia presenza, ma è indeciso. Sicuramente non mi ha visto per intero. Mi trovo sulla costa nord-ovest della Sardegna, con il mare mosso da un vento fresco di rivece. In questo tratto di costa il fondale è particolarmente indicato per l'agguato. Le rocce formano dei canaloni poco profondi nei quali ci si può nascondere anche in movimento. Bisogna avere fiato e pazienza. Più lungo è il percorso subacqueo, più alte sono le probabilità di incontrare un pesce. La reazione dell'orata, se non è colpita in un punto vitale, è sempre molto violenta. La sua carne tende a lacerarsi. La sua cattura è sempre ricca di imprevisti. Poco dopo, lungo lo stesso tratto di costa, in condizioni limite per le riprese con la videocamera, mi avventuro dove l'ultima onda si frange sulle rocce. I predatori e i razzolatori prediligono questa fascia del basso fondo, dove trovano quegli animali che la forza delle onde stana dai loro rifugi. Le foglie morte della posidonia in sospensione sono un'ottima copertura visiva, mentre il rumore della risacca interferisce con le onde sonore prodotte dal mio avanzamento. Mi trovo sullo stesso fondale della cattura precedente qualche minuto dopo. La mia attenzione è rivolta verso la superficie, dove si frange la risacca dell'ultima onda. Grossi branchi di salpe migratrici sono arrivati sotto costa per la riproduzione. Questi branchi sono una vera iattura per il pescatore subacqueo. La loro diffidenza li porta a scodare ogni volta che ci spostiamo sul fondo, trascinando nella fuga anche pesci più interessanti. Per fortuna queste spigole passano vicino alla superficie, coperte da uno sperone roccioso. Sono i primi branchi della stagione, ancora tranquilli e fiduciosi.
In autunno, con i banchi di salpe, si avvicinano sotto costa anche i barracuda. Questo pesce è una vera macchina da guerra. Da quando è iniziato a colonizzare il Mediterraneo, sta contendendo il possesso territoriale di molte zone anche al dentice. Questa è una delle ultime orate che ho incontrato nel basso fondo. Il suo periodo riproduttivo è ormai terminato. Le compagne di branco si sono già allontanate dalla costa per la migrazione stagionale. Il suo destino invece è segnato, perché dietro lo sperone di roccia è in agguato il maestro. Il maestro vi saluta e vi ringrazia di aver partecipato a questo incontro a Sorrento.